Ecco, grazie per essere qua per questa proiezione importantissima. Ringraziamo il maestro Golestan, Ebrahim Golestan, di nuovo con un applauso per essere qua con noi. Invito qua sul palco a raggiungermi Ezan Kochbakht della Cineteca di Bologna e Mitra Farahani della società Ecran Noir Production, che hanno con Ebrahim Golestan curato e prodotto questo restauro. Ecco, io vi ringrazio tantissimo. Vi lascio subito il microfono. Ho il piacere di. Questa proiezione è storica, nel senso, lo capirete tra poco, ha un forte valore simbolico, anche connette il passato con il presente, e abbiamo il piacere di donare a Ibrahim Golestan il libro fotografico che è stato fatto sulla storia del festival. Ecco, poi. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the world premiere of the new restoration of Break and Mirror, Khesht-o Ayane, which is a project by Cineteca di Bologna in collaboration with Ecran Noir in Paris. It all started in 2016 when we presented a retrospective of films by Mr. Golestan in Bologna, and we instantly felt that we wanted to work more on the films, documentaries, and fictions made in the 50s and 60s, not only because it turned out to be one of the most successful and loved strands of the festival, and not because they were great classics of the 60s cinema, Iranian cinema, and the modernist movement in Iran, but also because we realized that the lives of these films were in danger. The color films were fading, and there was one particular problem about this film, Break and Mirror, which was the issue of missing scenes. There were some prints of the film circulating in North America and Europe, but they were missing some of the key scenes of the film. So, under the guidance of Mr. Golestan, we returned to the original camera negative and managed to introduce back all those elements into the film. And it's a film which, in the word of a good colleague and a champion of Break and Mirror, Jonathan Rosenbaum, it's like James Joyce. It's a self-contained universe. It has redefined everything for its purpose. And we are extremely happy to be able to present the film here in Venice. And I pass the mic to my friend and colleague, Mitra Farahani from Ecran Noir. Thank you very much. Mitra, excusez-moi, la traduction en Non, non, italien. juste une phrase en Non, anglais, la mais prochaine. elle doit traduire. Quindi, innanzitutto, benvenuti a tutti a questa première effettivamente mondiale di questo film. È un progetto che è stato curato appunto dalla Cineteca di Bologna insieme a Ecran Noir di Parigi. E l'idea è nata nel 2016, grazie ad una retrospettiva appunto dei film di Golestan in Bologna. E noi abbiamo capito di voler lavorare, di volerci concentrare molto di più su questi film girati appunto tra gli anni 50 e 60. Innanzitutto perché si tratta di film classici, quindi di grandissimo pregio, ma anche perché ci siamo resi conto del fatto che la vita stessa di questi film era in pericolo e quindi i colori, ad esempio, che stavano svanendo, la qualità stessa delle pellicole. Per quanto concerne questo film in particolare, ad esempio, il problema erano alcune scene mancanti, ce n'erano delle versioni che giravano, tuttavia non contenevano appunto tutte le scene. E quindi abbiamo ripreso in mano i negativi originali appunto del signor Golestan proprio per reintegrare tutte le scene. E così come è stato detto di questo film, è un po' come è stato fatto un paragone con James Joyce, nel senso che è davvero un universo a sé stante che ridefinisce davvero le regole del cinema e io sono molto felice che venga presentato oggi a Venezia. This original negative, it was kidnapped from Mr. Golestan and he just had time to say goodbye. So the film that you see
tonight, Brick and Mirror, j'enchaîne en français. Et c'est peut-être, il y avait une urgence de faire la restauration il y a 10 ans. Mais comme vous le savez très bien, chaque film a un destin. Mais le destin de la brique et miroir est un destin assez particulier parce que avec son importance, et c'est un film majeur, fondamental, qui a resté toujours dans l'ombre. Le film, il était déjà sélectionné au Festival de Venise en 1964, mais à l'époque, quelques semaines avant, M. Golestan, il va à Paris à titre à film pour assister à sous-titrage du film pour aller le plus rapidement possible dans l'urgence du temps. Toutes les communications de Venise, il part à Téhéran, à son studio à Téhéran, donc il se perd. Il entend aucun mot, aucun retour de M. Golestan, donc il pense que le film, M. Golestan, il a cessé de finir et achever le film. Et donc, voilà le résultat quand M. Golestan, avec un film fini, qui a eu une projection à UNESCO quelques jours avant, il est sur le chemin de Venise, il voit que le film était sorti de la programme. Et voilà, 55 ans d'après, nous sommes ici et on est heureuse vraiment de voir le renaître du film. Ce film, un bijou, un vrai bijou. Avec son langage très réaliste, il peut aussi déchirer vraiment l'esprit des personnages et à la fois avec... Et de l'autre côté, il peut former une malaise existentielle avec la richesse de tous les points métaphoriques qui est dans le film. Donc, nous, on est heureuses. Là, juste un mot pour remercier énormément Imaginary Tomata, parce que vraiment, ils ont travaillé dans l'urgence en mois d'août. David et toute l'équipe, je vous remercie énormément, vraiment. Et je remercie M. Golestan qui nous a accompagnés, vraiment très, très, très précieux. Ci tenevo a dire appunto che i negativi originali sono proprio stati sottratti al signor Golestan, che ha proprio avuto quasi soltanto il tempo di dire addio. E l'urgenza, diciamo, di fare questo restauro era già molto viva 10 anni fa. Come sapete, ogni film ha il proprio destino. Il destino di questo film è decisamente particolare, proprio perché già nel 1964 era stato selezionato per essere mostrato a Venezia. Tuttavia, il signor Golestan stava lavorando ai sottotitoli a Parigi, le comunicazioni si sono perse, non ha quindi potuto confermare la sua partecipazione ed è per questo che non è stato mostrato, proprio perché il film è stato scartato. E quindi 55 anni dopo siamo qui e io sono davvero felicissima di poter vedere rinascere questo film, un film che è un gioiello con un linguaggio molto realistico che rappresenta bene l'essenza dei personaggi, ma ha anche una ricchezza di metafore con la quale viene espressa questo malessere esistenziale. Io voglio ringraziare davvero Immagine Ritrovata perché hanno lavorato tantissimo e in pochissimo tempo. I'm unhappy that I cannot say what I want to say in Italian. I do not know how many of you are Italians, how many of you speak English, how many of you speak French, but anyway, I go for the English language, as I do not know any Italian at all. Well, that's it. There is no point in my trying to tell you what the film is about, but I can say something in the beginning. The picture is not enough for a film. The way people in the film talk, speak to each other, is very important. To me, it is as important as the images, as the pictures. Now, the picture that we are going to see is subtitled, I suppose, in English and also in French, but it cannot be a good thing. No translation is good enough to translate the knack, the taste, the point, the feeling of the sentences
exchange between people. Now, the other problem is that when what they talk is turned into subtitles, you, the audience, have got to read them. And when you are reading them, you are missing part of the pictures, most certainly. Especially when the translation is from Persian, my language, into English or French. In Persian language, we do not have vowels, le voyelle, in the writing. We know the words, we spell them, and we read them the way they are. Because there is no vowel in the writing, the sentences are short. It can be understood and captured by the audience, but when it translates into French, especially into French or in English, not only the intervention of the letters, but also the combination of the letters. For example, when you say beau en français, beau, O is E, A, U, three letters. In Persian, there are no three letters to make one sound. When it is said, it's quick. When it is written, especially in French or in English, it's long. And the longer they are, they kill some of the images, some of your attention to read. And there is no remedy for that. No one can do anything about that. So what you are going to see with the subtitles, if you don't read the subtitles, you may miss part of the story, which is not important really. And if you read them, well, that's your problem. This is one thing. The other thing is that when the film was to be restored, I had all of the films in my place in England. The films in the cans had been there for a long time. And that's how I gave it to the restorers. It included some sequences that I had forgotten about it, because the film was not made according to a pre-calculated scenario. When I was writing the dialogue for the characters, I was only putting the dialogues, and I knew how I would like the actors to behave, to act, to go from left to right or right to left, and that was enough. And that was what I gave to the actors to memorize. When by making the film, bit by bit, I came upon ideas, I put some ideas into the film, and I removed some ideas from what I had thought to. What I did, there's a very long sequence of views of this environment, Tehran, the city, shot for the film, which I purposefully did not use in the film. These things were in the negative, of course, and they wanted to use it, and I said no. We will show what was in the first copy of the film that I had edited. Nothing on top of that. And that's how it is. So there is a long, long sequence that especially the gentleman from the restorers was insisting that it should be. I said no. I want to see the development of psychology, the showing of the psychology of the people without showing the view of the town in that respect. Buildings do not mean much to the players, to those who are in the films. Only those people who are in the films and what they say should be showing their mentality the way they want to do. That section is not in the film. And that is the only section that I shot for the film, and I purposefully did not use in the film.
That's how it, that's all there is to it. Sorry, there is the consecutive translation, so our colleague will translate in Italian what you said. Quindi innanzitutto mi esprimerò in inglese perché non conosco bene l'italiano e non c'è assolutamente, non è il caso che stia qui a spiegarvi di cosa parla il film, proprio perché questo è immediatamente chiaro appunto nel film stesso e soprattutto grazie a come parlano i personaggi, che è molto importante. Purtroppo voi avete il problema del sottotitolaggio in italiano o anche della traduzione in un'altra lingua, questo non è mai un aspetto positivo perché non c'è alcuna traduzione, per quanto buona, che possa rendere davvero i sentimenti e il sapore dei dialoghi. E poi c'è un altro problema: quando ci sono i sottotitoli il pubblico si perde appunto a leggerli e in questo modo non considera le immagini sullo schermo. E poi ancora, il persiano è una lingua chiaramente molto diversa dall'inglese, il francese o l'italiano, ad esempio non ci sono le vocali quando si scrive, questo vuol dire che le frasi sono molto corte, ad esempio in francese per dire beau ci sono ben 4 lettere di cui 3 vocali, in persiano non è così, una lingua molto più corta, e in questo caso si può dire che la traduzione uccida un po' le immagini. Chiaramente se leggerete i sottotitoli comprenderete meglio la storia, ma vi perderete delle immagini, insomma è un po' questo il problema del pubblico. E poi ancora, quando il film è stato restaurato io chiaramente avevo i negativi da moltissimo tempo e c'erano delle scene delle quali mi ero completamente dimenticato, proprio perché nel momento in cui scrivevo il film mi occupavo soprattutto dei dialoghi e poi mentre giravo ho avuto delle idee che ho deciso appunto di introdurre nel film. Ad esempio c'erano delle lunghissime sequenze che mostrano la città di Teheran, che erano presenti nei negativi e che durante il restauro volevano appunto utilizzare, ma io mi sono opposto proprio perché ho voluto utilizzare quello che c'era nella versione originale, e anche perché secondo me è importante rendere la psicologia dei personaggi, e questa viene resa attraverso i loro dialoghi e le parole e non sicuramente mostrando appunto degli edifici. There is not much more to say really. I can tell you about the story, but that is very stupid of me if I do that, because I have told the story in picture. I will not explain things to you. I have done that, well, there are only 2 points that I would like to mention. The feeling or the things that have been behind me to push me to make that film, they are shown in a booklet that Echon Noir has produced. And in this, well, if you feel like it, when you feel the film is finished, well, you can get it and read it, and it can be apparently obtainable on the internet or something like that. Anyway, I am not going to explain about the story of the film. What you feel when you see the film, that's quite enough for you and for me. So there is no point in emphasis. In terms of using the time that I made the film coincided with the time the French started the Nouvelle Vague. But I did not have anything to do with them. I did not know about their existence. As a matter of fact, I had gone to Paris for subtitling the film, a titre film, Joinville, they were there. And one night with a friend of mine, we went to a cinema, and the friend of mine, who was a great person, really, he began to talk to somebody who was just accidentally sitting beside him. And that man was Godard. And that was the very first time I had heard of Godard. And I had never seen his films, because he had not made films. Or Iran was not in the circuit of showing of films. There was no television, there was nothing. Perhaps you heard about them in the newspapers, but I had never seen them. Somebody, I think it is Monsieur Rosenbaum, that refers to the jump cut in the film. The jump cut in the film was not obtained from seeing the Nouvelle Vague films, French films. It was very essentially from a poem written
by a man who was who died 700 years ago, a very great poet and prose writer named Sa'di. It was his way of describing an event, and I remember that the one poem that influenced me. He says, a moneylender fell from a ladder and he died instantly. His son saw him in a dream and said, how did you fare with the question and answer of the angels who came to you? He said, don't tell me tall tales. Never mention that. The fact is that I fell from the top of the ladder into the hell. That was really the incentive for me, the model for me to use the jump cut. The lines, without any description, without any back and forth going, neat, precise. That was the beginning of my idea of it. But my filmmaking, I never went to a school for filmmaking. I had a camera and somebody, I was in a place where the problems of the country, the fight with a big oil company was taking place, and Iran was nationalizing the oil industry by his then Prime Minister Mossadegh. And somebody from Tehran telephoned me, or wrote to me, cabled me, saying that we want to have footage of what is going on in Abadan, in that place. Could you find anybody to take pictures for us? Because NBC, the television network in New York, wants them. I said, I do not know anybody. All I can say is that I have a movie camera, but it is an 8mm bullet. He said, all right. And I began making films with my Bolix 8mm and handheld camera, walking and taking pictures. All of that were forced upon me by the circumstances. And I saw it was quite all right. And for that reason, I just went on doing films. And I made my first money to make the films out of those contributions that I was making to the American television, NBC. And later on, I expanded the thing, and I was working also for ITN, BBC. I worked for them. In 1959, I ceased to work in that sort of a thing, and I began my own studio. And it coincided with a big project of the oil company, and I went to make films for them. Anyway, that's how I began making films. I was writing. I had written for the previous 20 years short stories, and the style of my writing was really purely what I had read in the poetry of, again, Sa'di. I was not imitating anybody. I was just doing what I knew, that's all. And the feeling of the feeling, that's all. It was the feeling that was pushing me this way or that way. Interpretation. The lady wants to interpret to Italian. Sorry? The interpretation to Italian. Sorry, the consecutive translation for what you said. All right, you want to do that, go ahead. Quindi potrei chiaramente parlarvi molto di più rispetto appunto alla storia del film, ma non lo farò di certo proprio perché saranno le immagini stesse a raccontarvelo. Ci sono solo due questioni invece che vorrei affrontare. Da un lato il sentimento che mi ha spinto a fare questo film, e che peraltro è stato descritto bene in una pubblicazione appunto di Ecran Noir, che si può trovare, per cui se volete leggerlo siete i benvenuti. Quello che proverete appunto guardando il film sarà sicuramente sufficiente. Il momento in cui ho girato questo film coincide e ha coinciso con la nascita della Nouvelle Vague in Francia, tuttavia io non ero assolutamente al corrente, non sapevo che esistesse. Poi mi trovavo a Parigi per lavorare appunto ai sottotitoli del film, e una sera con un mio amico siamo andati al cinema. Il mio amico, ho visto che parlava con una persona seduta accanto a lui ed era Godard. Io a quel momento non sapevo effettivamente chi fosse, non lo conoscevo, proprio perché
non faceva parte dei circuiti dell'elite culturale di Teheran, quindi non ne avevamo assolutamente, non eravamo al corrente. E questo per dire che le scene del mio film, soprattutto questa scena del salto, non sono state influenzate appunto dalla Nouvelle Vague, ma piuttosto da una poesia scritta da un poeta che mi ha molto influenzato, che è Sadi, la quale parla appunto di un uomo che cade da una scala e muore. E lui dice: sono caduto appunto dalla cima di una scala direttamente all'inferno. E questo è stato un po' l'idea appunto del mio film. Io non ho mai frequentato una scuola di arte cinematografica. Un giorno ricevetti una telefonata, mi si chiedeva di se conoscessi qualcuno che poteva inviare del materiale rispetto a quello che stava succedendo in Iran a quell'epoca. Io dissi che non conoscevo nessuno, ma avevo una macchina fotografica, insomma potevo occuparmene io, ed è esattamente così che ho iniziato a fare film. E poi chiaramente ho esteso la mia attività e ho cominciato a lavorare anche per BBC. Poi nel 1959 ho smesso di lavorare per loro, ho iniziato la mia attività, ed ecco appunto il mio stile, che nasce così, nasce soprattutto dalla scrittura, influenzato tantissimo appunto da Sadi, ed è questo il sentimento che mi ha spinto. Bene, thanks a lot Ebrahim Golestan, thanks a lot from the audience, from Biennale di Venezia, and we wish you all a very successful screening. Thanks.